Chi siete? Che volete? Guaglio, calma, calma, non avevo paura. Volesse sapere a dire chi accompagna. Olivano sul Tusciano, tramite una rievocazione, ha ricordato il personaggio storico Nardantuono. Organizzato dalla Proloco presieduta da Pietro Daniello, l'evento ha avuto al centro il brigante Antonio Di Nardo, detto appunto Nardantuono. Uno spettacolo declinato tra musica e teatro, con grande protagonista la storia ed il ruolo del brigante. Un momento, quello di domenica, che ha saputo coinvolgere grandi e piccini, oscillando tra la difesa delle radici e delle tradizioni al rispetto di ciò che è accaduto. Quanto fatto ad Olivano è il perfetto solco che la storia, maestra di vita, traccia. L'esempio, sulla scorta dei fatti, necessario affinché il futuro sia diverso. Noi trattiamo un po' del brigantaggio dell'Italia meridionale dopo l'Unità d'Italia e principalmente parliamo di alcuni personaggi della zona, tipo Manzo, Giardullo e tutto il resto, e in particolare di una figura quasi leggendaria che, di cui abbiamo oggi poche tracce scritte, però abbiamo una grotta che è collegata con la famosa grotta di San Michele, di cui veneriamo il santo, dove si ritiene sia stato rifugiato Gregorio VII, e che quindi di questa figura è incentrata principalmente su questo personaggio. Nel corso dello spettacolo rappresenteremo dei fatti storici effettivamente venuti, da cui abbiamo ricavato o da gente che è stata, diciamo, all'epoca bambina, però conoscevano i vecchi briganti, o gente che era stata rapita dai briganti, oppure da documenti o libri scritti da gente che è stata rapita dai briganti. Nardantuono rappresenta un po' le radici, l'essenza della nostra stirpe, tra virgolette. Non è un revisionismo, però comunque non dobbiamo rinnegare il passato, non lo dobbiamo rinnegare assolutamente. Abbiamo due o tre scene che sono un po' romanzate, però ricalcano fedelmente la leggenda orale che ci siamo trasmessi fino adesso. Poi ci sono tanti aneddoti che non possiamo rappresentare le scene, però abbiamo fatto dei videoclip che poi li metteremo in rete. Noi abbiamo fatto un cartellone estivo degli eventi che ha coperto il mese di luglio e il mese di agosto. Credo che abbiamo coinvolto tutte le realtà associative del terzo settore presenti sul nostro territorio. La saga di Nardantuono è organizzata dalla Proloco di Olivano sul Tusciano e il comune di Olivano sul Tusciano, a livello logistico, diciamo, anche attraverso un piccolo contributo per quest'anno, poi per le prossime edizioni cercheremo di fare quadrato e, diciamo, attrarre anche altri fondi di finanziamento per farla crescere sempre di più.